Buongiorno, Maria Serena Savegno, docente di letteratura italiana e studi di genere alla Sapienza di Roma. Oggi siamo qui per farci una chiacchierata perché saremmo dovute essere insieme alcuni giorni fa alla Biblioteca delle Donne di Bologna per il Festival Eccentriche. La prima domanda che ti faccio innanzitutto è come stai vivendo tu questi giorni? Beh, penso come molti altri, ma insomma, le cose più specifiche forse che riguardano me e molti come me, ma non tutti, è che oltre a questa strana situazione irreale, no? In cui uno sta come un po' fuori del tempo, incapsulato in un tempo, senza spazio, una cosa molto strana, io non sto male, non mi dispiace essere in casa. Però ci sono due cose che andrebbero dette. Una, che questa incertezza su come può evolvere, cosa succederà, come ne usciremo, questa è un pochino di ansia la dà. L'altra cosa invece molto interessante che sto scoprendo è che io preparo, come molti miei colleghi, preparo lezioni per gli studenti online, no? Cosa che finora non avevo mai fatto. E mi accorgo che questo aspetto è per gli studenti molto più importante di quanto io non avrei mai sospettato, che loro sono tantissimi, si collegano tutti, ne hanno proprio bisogno, sono molto attenti, rispondono, chiedono, eccetera. Credo che sia una controprova straordinaria di quanto possa essere importante, l'istituzione universitaria, credo anche la scuola sia la stessa cosa per moltissimi giovani, quanto quindi il nostro lavoro diventi molto più importante di quanto io non avessi pensato. Che corsi stai tenendo? Avendo fatto il primo semestre già la letteratura italiana, sia triennale che magistrale, sto facendo adesso il corso di studi di genere, quindi sto preparando questi tantissimi PowerPoint per gli studenti, riattraversando, devo dire, con più tempo del solito, quindi anche pensandoci un po' di più, tutta la storia delle donne, dalla Rivoluzione francese ad oggi, anche sto ripensando molto al movimento delle donne, anche per dare a loro il senso, oggi di tutto questo, no? Anche critico, però anche della grande ricchezza che questa storia ha per loro. E vedo che loro reagiscono con una curiosità, un interesse pazzesco proprio. Mi chiedono, vogliono capire cosa intendo quando, per esempio, accenno a possibili complessità, no? Ambivalenze di alcune battaglie o anche di alcune posizioni del movimento delle donne. Loro vogliono proprio capire, lo considerano immediatamente qualcosa che li riguarda da vicino, che è vero naturalmente, però è anche molto bello. A proposito di femminismo, no? In questi giorni c'è un ritorno alla casa, certo, per chi la casa ce l'ha, quando la polis non si può più attraversare e noi in quanto donne non l'abbiamo potuta attraversare per secoli, adesso tutti dobbiamo stare a casa, no? Secondo te, quali ragionamenti e quali sentimenti e anche quali scoperte può far fare una situazione del genere? Beh, naturalmente non può dire le impressioni che ha, no? Non hai gli elementi per, diciamo, per dare veramente un'idea più approfondita, perché naturalmente il tema è enorme. Io penso che ci siano vari aspetti. Intanto, le coppie e le famiglie sono costrette a stare insieme molto di più di quanto non facciano abitualmente. Non ci sono sfoghi esterni, fughe di vario genere. Le persone lo sentono. Sentono che non hanno sfogo e che devono fare i conti con quel limite, che è il limite proprio delle pareti domestiche, con quelle dinamiche, e in qualche modo ci fanno i conti, sia con i figli, chi ha i figli, sia semplicemente nelle coppie. E questo, non essendoci peraltro quasi mai disponibile un aiuto domestico in questa fase, no? Perché diciamo che le donne italiane in particolare hanno sempre evitato. Una delle forme con cui hanno evitato il conflitto all'interno della coppia è delegando gran parte del lavoro domestico quando potevano farlo fuori, no? E così hanno evitato il conflitto. E adesso non si può più fare. Qui tocca farlo noi. E quindi diciamo che si ripone il problema della condivisione, si pone a vari livelli e questo anche apre orizzonti molto interessanti perché non si può far finta di
non vedere, cioè si vede chi fa di più, nessuno esce, no? Non è che uno c'ha la scusa che c'è il lavoro fuori, c'è il lavoro dentro, quindi si vede chi cosa fa e perché e come, e questo è un altro aspetto molto interessante. E poi complessivamente c'è anche un doversi ritrovare, diciamo, una misura di relazione che non usufruisce, intendo dire nella coppia soprattutto, che non usufruisce delle abituali scappatoie, no? Nel senso che c'è sempre qualcuno che ha qualcosa di molto importante da fare fuori, e di solito sono gli uomini, e c'è sempre qualcuno invece che tutto sommato, anche se fa le cose fuori, però ha una capacità, anche una disponibilità interpersonale, no? All'ascolto, al dialogo, che le donne sono abituate da secoli ad avere. E qui si vede che insomma, gli uomini sono abituati che la loro identità gli viene dal luogo del lavoro. Loro è così che sono se stessi. Sono un po' persi in questa perdita, no? Di identità sociale, come quando vanno in pensione, insomma, no? Una cosa analoga, temporanea in questo caso, ma molto interessante, perché se non sono in grado di fare una riflessione su questo, ci sono depressioni, ci sono ansie, no? Ci sono, insomma, credo che da questo punto di vista ci sarà da risettare proprio, da risettare le relazioni e il rapporto con lo spazio interno e anche con il lavoro nello spazio interno, cioè proprio la cura dello spazio interno e quindi anche dell'altro. Insomma, credo che di materiale di riflessione ce n'è moltissimo. Poi non so se invece sarà come spesso accade, che quando l'emergenza finisce uno si butta alle spalle tutto e fa finta di niente e cerca di dimenticare prima possibile, no? Non lo so se questa volta sarà così semplice dimenticare prima possibile. Mi fa venire in mente però che appunto per molte donne il rischio della morte coincide con il dentro casa o comunque della violenza, perché in una situazione come questa, proprio per quello che tu dicevi, no? Le coppie messe alla prova, le famiglie, eccetera, eccetera, purtroppo ci sono delle donne in situazioni, relazioni abusanti che sono costrette a stare in casa proprio con le persone più pericolose per loro, no? I loro compagni, mariti, poi non necessariamente una relazione eterosessuale, ma nella maggior parte dei casi è così. Questo problema è enorme perché quello che segnalano le istituzioni preposte è che sono molto diminuite le chiamate e anche in casi precisi di cui si sa che ci sono situazioni pericolose, che magari erano in via di risoluzione con l'uscita delle donne o degli uomini dalla casa, sono improvvisamente scomparsi. Quindi c'è un po' un allarme, no? Nella rete di sostegno alle donne che subiscono violenza, che si preoccupano appunto che le donne non abbiano lo spazio per chiamare. C'è il rischio reale che in questo momento stiano accadendo, anzi, diciamo c'è anche la certezza che in questo momento stiano accadendo molte violenze che di solito però possono trovare un sostegno e che in questa situazione paradossalmente ne hanno meno. Senti, invece parlando a proposito, diciamo, di letteratura, di quello insomma, anche che oltre al femminismo ci appassiona e ci accomuna, proprio qualche giorno fa su Eccentriche abbiamo ricordato Clara Sereni e il suo Casalinghitudine, e appunto come lo spazio della casa e anche la creatività nello spazio domestico può essere insomma, un tempo importante da riconquistare e da attraversare in una maniera diversa. Tu che ne pensi? Io l'ho sempre amata, lei è donna difficile e spinosa, ma fantastica, donna che ha sofferto tantissimo e che però ha saputo dare una voce creativa alle sue contraddizioni come poche, proprio a partire da quelle contraddizioni, perché anche Casalinghitudine, no? Questa cosa geniale che con il femminismo alcune donne sono riuscite a fare, che è proprio il rovesciamento, no? Cioè prendere il punto dove
dove fa male, no? Prendere dove passa la discriminazione e rovesciarla, cioè valorizzarla, vedere cosa c'è lì dentro, no? Chi l'ha detto che nel nostro essere state confinate per secoli in uno spazio chiuso a fare delle cose molto ripetitive, il cui frutto è perso in 5 minuti, 10 minuti al massimo, perché appunto ciò che viene cucinato, no? Viene distrutto in breve tempo. Chi l'ha detto che lì non ci sia anche una sapienza, che non ci sia anche qualcosa da riprendere, da recuperare e da valorizzare? Lei ha fatto questo. Senti, invece una cosa di cui stanno parlando molto in rete, mentre ci sono tantissime iniziative, anche in qualche modo quella che stiamo facendo noi, di dibattiti online, di presentazioni di libri, eccetera, eccetera, invece sto leggendo che in questo clima, in questa situazione, c'è una difficoltà creativa, cioè mentre si pensa, si legge, eccetera, eccetera, però, come dire, l'opera d'arte, la creazione artistica è messa in gravi difficoltà. E in qualche modo questo ha un po' a che fare con quello di cui avremmo parlato al festival, cioè la pagina bianca, no? Questo era il titolo dell'incontro a cui io ti avevo invitato a partecipare. E effettivamente si mostra incredibilmente contemporanea la scelta di quel titolo, oltre ogni mia previsione. Mi piaceva riflettere con te un po' su questo, no? Beh, è buffo perché proprio cercando un pezzetto letterario, no? Mi è capitata tra le mani una scrittrice che amo, che però è molto difficile, che è Christa Wolf. E lei scriveva un brano in una di queste sue tormentatissime scritture, sempre a metà tra il creativo e l'autobiografico, non si capisce mai bene dove sia il confine, ammesso che ci sia, no? Lei scriveva proprio di questa necessità che la scrittura sia entri nell'intimo e diventi quasi una violenza, lei diceva, no? Un entrare dentro una zona in cui non è possibile entrare se non con una spinta autodistruttiva, e che invece la scrittura permette di trasformare in una spinta costruttiva, cioè evitando l'autodistruzione, che è un concetto molto complesso, mi sembra però molto interessante, no? E il fatto che in un certo senso manchi l'ispirazione in questo momento, tra virgolette, no? Cioè, il problema è che se tu hai una specie di ansia di fondo, no? Che ti impedisce di stare in un rapporto con te stessa, no? Quello che io dico, non riesco a concentrarmi, io lo esprimo così, però è questo, non riesco a entrare in un rapporto pieno con me stessa perché c'è qualcosa che mi disturba, che mi allarma, no? È chiaro che quello che in certo senso dice Christa Wolf, è chiaro che è in un contatto pericoloso con te stessa che tu puoi scrivere. È difficile in momenti di allarme consentire un rapporto fluido tra conscio e inconscio, cioè c'è un bisogno di controllo, no? Si capisce questo. Senti, visto che siamo qui per le eccentriche, insomma sotto la buona stella delle eccentriche, volevo chiederti se ci sono le parole, i versi di un'eccentrica che ti è particolarmente vicina in questi giorni. Dunque sì, ho preso la Szymborska, che è fantastica. C'erano due cose che mi interessano, cioè ce ne sono tantissime, però una è troppo lunga per proporvela, però vi propongo di leggervela, che si chiama Progetto Un Mondo. E invece io ne ho scelta una più piccola, che anche mi sembra molto adatta. Purtroppo non posso leggere l'edizione originale perché mi manca la lingua, però vi leggo la traduzione. Si chiama Saluto ai supersonici. Oggi più veloci del suono, dopodomani della luce, muteremo il suono in tartaruga e la luce in lepre. Di antica parabola, onorati animali, nobile coppia in gara da sempre. Correvate, correvano per questa bassa terra, provate a gareggiare in alto nel cielo. Via libera, non vi saremo d'intralcio nella corsa, per inseguire noi stessi, primi ci alzeremo in volo.
Hai notato come la natura in questi giorni è diversa? Ci sono più uccelli che cantano, o forse li sentiamo di più? Li sentiamo di più, secondo me, più fiori, tanti fiori, no? Gli uccellini qui si sentono tantissimo, che è una cosa bellissima. Mi manca moltissimo questa dimensione, questa primavera vista dalla finestra è una cosa un po' strana. Chissà se gli animali ci stanno guardando, questo mi chiedo, no? Se gli uccelli si domandano. Ma come mai questi non escono? Ho letto che le lepri si sono riappropriate, me l'hai fatto venire in mente leggendo quella poesia, appunto, che le lepri si sono riappropriate di alcuni parchi Sì, è vero, è Nord bellissimo, Italia, sì. che i delfini Bello, sono sì. tornati nei porti, È vero, sempre. c'erano a Genova i delfini nel porto, sì, è vero, a Cagliari, è vero, hai ragione. Cioè, forse si stanno un po' riallargando loro, effettivamente. È molto interessante perché forse questo ci costringe proprio anche a prendere atto, che lo vogliamo o meno, che appunto, siccome siamo in una situazione oggettivamente pericolosa, no? Ce l'hanno detto in tutte le lingue, da Greta in poi, nel momento in cui siamo tutti costretti, fermi, e quindi la natura riprende un po' un ritmo non disturbato da noi, no? Forse qualche suggerimento ce lo dà, che forse possiamo vivere anche appunto senza essere supersonici. Forse la possibilità di alzarsi in volo, il vero volo è imparare a rispettare di più i tempi di questa terra, più con la lepre, la tartaruga, che con questa volontà di potenza smodata che poi alla fine chiaramente si ritorce contro di noi. Quindi viva le lepri, le tartarughe, viva le eccentriche. Ciao Sara, tanti baci. Arrivederci a Maria Serena Savegno, a presto! Ciao, ciao, ciao.